Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio parlare con voi di dropshipping da Amazon su eBay o su qualsiasi altro marketplace voi preferiate e su come risolvere uno dei più grossi problemi quando si usa Amazon come fornitore, cioè quello dei tracking numbers, dei codici tracciabilità. Come saprete, Amazon usa il suo corriere Amazon Logistics per quasi ormai tutti gli ordini che partono dai loro magazzini, quindi va a meno utilizzando i corrieri nazionali o mondiali come UPS, Poste Italiane se lavorate in Italia, e sempre di più il loro corriere. Il problema del loro corriere, Amazon Logistics, è che non viene riconosciuto dai siti che seguono la tracciabilità degli ordini o non viene riconosciuto da eBay. Questo causa un grosso problema perché i nostri acquirenti non possono tracciare il pacco, ma come a tutto c'è una soluzione e oggi te ne voglio parlare, quindi resta qui. Come risolviamo il problema dei codici tracciabilità di Amazon su eBay o su altri marketplace? È molto molto semplice, abbiamo dei software che ci permettono di convertire questi codici di tracciabilità in codici che vengono riconosciuti sia da eBay sia da altri marketplace. Ma cosa significa convertire? Significa che quando un articolo uscirà dal magazzino Amazon e avrà corriere, codice di tracciabilità Amazon Logistics, che è quello che parte sempre per TBA, quindi sarà un TBA più un numero, per chi compra da Amazon sa cosa intendo, prenderà questo codice spedizione, lo convertirà in un codice spedizione che viene riconosciuto da eBay o comunque da altri marketplace di un'azienda che si chiama Blue Car Express. Questa azienda ti fornirà un codice di tracciabilità che leggerà il codice di Amazon, quindi la tracciabilità di Amazon, e rifletterà sul suo codice tracking. Questo darà la possibilità sia a eBay sia ai tuoi acquirenti di seguire il pacco seppur viene spedito da Amazon. Ma come possiamo fare tutto questo procedimento? È molto semplice, utilizzeremo un software che si chiama Trackerbot. Questo software ci darà la possibilità di convertire tutti i nostri codici di tracciabilità e non solo, c'è lì. Caricherà automaticamente su eBay, e noi non dovremmo fare assolutamente nulla. Oltre il codice di tracciabilità Amazon Blue Carrier Express ci caricherà anche tutti i codici di tracciabilità normali come Poste Italiane e UPS, quindi è un software di automazione che dobbiamo assolutamente avere nel nostro portafoglio, applicazioni quando facciamo dropshipping su eBay o comunque quando facciamo dropshipping da Amazon. Ma non perdiamo altro tempo, ora andiamo nel mio computer, nel mio desktop e ti mostrerò nel dettaglio questo software, come funziona e come puoi utilizzarlo per il tuo business. Quindi resta qui. Eccoci qua ragazzi, nella mia postazione da condivisione schermo che ormai tutti dovreste conoscere, e questo è Trackerbot, il software di cui vi parlavo. Trackerbot.me. Questo è come ci si presenta quando ci andiamo a collegare su Trackerbot la prima volta, e ora vi andrò a mostrare esattamente come funziona dall'interno. Allora, una volta che ci registriamo, tra l'altro trovate il link per registrarvi in descrizione, mi raccomando, utilizzatelo così avete una free trial, una prova gratuita. Avremo una schermata del genere. Come funziona? Allora, innanzitutto quello che dovremmo andare a fare è collegare il nostro account. Come vedete, sulla sinistra abbiamo un menu e abbiamo diverse opzioni che ora andremo a vedere. La prima cosa da fare è andare su Profile, su Profilo, su Accounts e collegare il nostro account eBay. Come vedete, qua ce ne sono due di test per questo video. Andiamo a fare Add New eBay account e ci dà la schermata di connessione con il nostro account eBay. Se preferite, c'è anche la versione non IPA dell'account. E poi abbiamo i nostri account Gmail. Cosa significa? Significa che quando noi andiamo a usare un account Amazon è importante che noi andiamo a utilizzare l'account con un'email Gmail, perché l'email Gmail ci dà la possibilità di leggere, di utilizzare questi software che utilizzano la lettura di queste email per estrapolare codici tracking e altre informazioni necessarie per il funzionamento. Significa che se andiamo a utilizzare un'email Yahoo o Libero non funzionerà. Dobbiamo necessariamente avere un'email Gmail sul nostro account Amazon. Fatto questo, quindi colleghiamo le nostre email Gmail, tutte quelle che ci servono, tutte quelle, perché ovviamente più
account Amazon abbiamo, più email Gmail abbiamo, quindi andiamo a collegare tutte le nostre email. Ora, una volta abbiamo collegato il nostro account eBay, il nostro account Gmail, quello che andiamo a fare è a configurare le nostre impostazioni. Quindi clicchiamo su eBay Settings, selezioniamo il negozio, qua ci sono, come vedete, diversi negozi test, selezioniamo il negozio che ci interessa configurare e andiamo a vedere tutte le impostazioni. Quali sono le impostazioni? Abbiamo Replace Amazon Carriers with Blue Care Express, questo andrà a convertire, come vi ho spiegato prima, tutti i tracking del Corriere Amazon in tracking Blue Care Express, quindi ovviamente questo ci interessa. Replace all tracking numbers coming from Amazon with Blue Care Express. Questo andrà a, se selezionato, andrà a rimpiazzare qualsiasi tracking numbers con Blue Care Express tracking number. Significa se noi avremmo un codice tracciabilità Poste Italiane, selezionando questo verrà convertito in un codice Blue Care Express. Stessa cosa per UPS, USPS, FedEx, per chi opera nel mercato americano. Se questo qua, Upload Amazon Carriers Tracking Numbers, se selezionato andrà a caricare direttamente il codice Tracking Numbers di Amazon, di TBA, codice sul vostro account eBay. Ovviamente non ve lo consiglio, non dovete farlo perché non c'è motivo, perché eBay non lo legge. E questo è semplicemente un'abilità o disabilita il caricamento dei tracking numbers su eBay, quindi lo dobbiamo avere abilitato per farlo funzionare. Qua c'è un'altra opzione: If tracking numbers was uploaded manually, overwrite don't add new tracker to existing one. Cosa significa? Significa che se noi precedentemente abbiamo messo un codice tracciabilità manualmente per qualsiasi motivo, noi possiamo scegliere di sovrascriverlo, quindi quello nuovo verrà sovrascritto, di non aggiungere quello nuovo proveniente dal software o aggiungerlo a quello esistente. Io vi consiglio di sovrascriverlo. E qua, in ultimo, possiamo selezionare di Mark orders as shipped X days after item is purchased. Cosa significa? Significa che se noi mettiamo qua un giorno, dopo un giorno, anche se non c'è nessun codice tracking proveniente da Amazon perché l'articolo non è stato ancora spedito, il software marcherà l'articolo come spedito senza nessun codice tracking caricato. Io non ve lo consiglio, vi consiglio sempre di avere un handling time adatto alla spedizione Amazon in modo che non dovete marcare gli articoli spediti senza nessun codice tracking, perché è vitale per la vostra, la vostra salute dell'account avere sempre un codice di tracciabilità caricato. Quindi, come vedete, è molto pieno. Poi, se voi volete risparmiare tempo, dovete fare apply settings to all eBay accounts in modo che tutte le impostazioni che avete selezionato andranno applicate a tutti gli altri account eBay. Detto questo, siamo quasi pronti. Ora, in questo stato, il codice tracking già funzionerà, verrà caricato, ma non verrà convertito perché ci manca uno step per convertirlo, che ora andiamo a vedere. Innanzitutto, però, vorrei introdurvi la dashboard dove potrete vedere il vostro pacchetto. Quando i total tracking numbers potete caricare automaticamente ogni mese e i vostri BCE tracking sono i vostri Blue Care Express. Perché per convertire Blue Care Express bisogna avere dei crediti che dovete acquistare. Sono sempre inclusi nei piani, su alcuni piani Tigerbot, dei crediti. Quindi, in base al vostro numero di ordini, però vi posso assicurare che non è per niente dispendioso ed è totalmente conveniente, perché ovviamente vi farà risparmiare tutte le controversie, i progetti non arrivati e quant'altro. Il costo è relativamente basso, mi sembra 10 o 20 centesimi a credito, ma comunque vengono inclusi molti crediti sui piani e andate ad acquistare Passship. Poi abbiamo qui una barra di ricerca nei nostri account, quindi se dobbiamo andare a cercare, per esempio, un determinato articolo, un determinato ordine, possiamo inserire il nome di un acquirente, il nickname di un acquirente, il nome o il numero, ordine o qualsiasi altro riferimento e lo andrà a vedere e lo andrà a trovare per te. Possiamo poi vedere anche lo stato, se è in transito, se è consegnato, come potete vedere, e inoltre se c'è qualche problema. Ad esempio, se un articolo non è stato consegnato perché è in ritardo, perché è andato perso,
Qua spunterà un alert, un pop-up alert che vi avvertirà che l'articolo ha qualche problema, in modo che potete trovare immediatamente tutti gli articoli che hanno dei problemi e non sono stati consegnati. Quindi, come vedete, è molto completo. Poi avete la dashboard di vendite, giornaliere di eBay e tutta una serie di cose. Ma non finisce qua. Abbiamo altre funzioni che ora andiamo a vedere. Prima andiamo a vedere come convertire. Ora, per convertire, ragazzi, tutti i codici in Bruker Express bisogna avere un'estensione che la trovate su Google Chrome, è l'estensione di Trackerbot. Se voi cercate Trackerbot Chrome, vi spunterà Trackerbot V2 su Google Chrome e la installate. Una volta che la installate, seguite le configurazioni, ossia scegliete il market di riferimento, vi collegate al vostro account Trackerbot e si collegherà al vostro account Amazon. Cosa succede? Comincerà ad aprire tante schede qui nel vostro browser e cercherà gli ordini manualmente. Quando trova ordini da convertire in Bulk Express, li convertirà. Quindi, se volete convertire in Bulk Express è di vitale importanza che il vostro browser rimane aperto. Deve essere aperto, se no la conversione non funzionerà. Quindi significa che se voi avete 4 account Amazon dovete avere 4 browser aperti. Come potete fare? Potete semplicemente creare diversi profili Chrome e per ogni profilo Chrome tenerlo aperto. Oppure se utilizzate Google Login, ho fatto un video andato a vedere in passato, potete semplicemente tenere diversi profili aperti, ognuno con un account Amazon e ognuno con un'estensione. Più tempo tenete l'estensione aperta, più è probabile che tutti i codici vengano convertiti. Questo perché Amazon nasconde i codici tracking da pubblico e bisogna essere forza loggati, quindi il software ha bisogno di essere loggato per leggere il codice tracking. Una soluzione potrebbe essere quella di prendere una VPS anche con 5 dollari al mese e mettere il profilo lì, i profili lì, oppure mettere il login sulla VPS e far rullare tutto contemporaneamente 24 ore su 24. In questo modo avete le conversioni. Come vedete, per esempio, qui potete vedere che avete di sopra il tracking originale UPS e di sotto il tracking Bruker Express convertito, che funzionerà perfettamente. Poi, non solo, non finisce qui, avete tantissime altre funzioni su questo software Trackerbot, ad esempio l'automessaging, che come dice la parola stessa, sono messaggi automatici agli acquirenti. Per esempio, potete selezionare qua il negozio eBay e potete scegliere di inviare dei messaggi automaticamente, ad esempio quando l'articolo è stato acquistato, quando l'articolo è stato spedito. Quando c'è un articolo spedito con codice tracking, quando l'articolo è consegnato, okay? Potete mettere, come vedete qua, un messaggio, per esempio, se volete ricordargli che se hanno problemi possono contattarvi, o se l'articolo è di soddisfazione, lasciare un feedback positivo. Potete mandare dei messaggi automaticamente. Voi sapete quanto è importante l'automazione su questo tipo di business. Potete anche avere dei feedback reminder. Per esempio, potete selezionare qua di mandare automaticamente dopo 2 giorni dall'acquisto un messaggio dicendo: ehi, hai acquistato l'articolo, lascia un feedback positivo se sei soddisfatto. Poi potete mettere un secondo messaggio dopo 3 giorni dal primo messaggio. Quindi acquista l'articolo, dopo 2 giorni gli arriva il primo messaggio, dopo 3 giorni dal primo messaggio gli arriverà un altro messaggio. Potete anche mettere dei blacklist di utenti a cui non volete inviare messaggi. Come vedete, ci sono tantissime funzioni, non finisce qua. Avete una funzione anche per gli articoli, significa che se voi vendete per esempio in Italia e potete mettere qua sedia, ok, e fate ricerca, vi troverà una serie di keywords, una serie di parole chiavi da utilizzare nei vostri articoli e ottimizzare. Come vedete, per esempio, ci sono parole relative a sedia, per esempio poltrona, e il rispettivo rank. Ristorante, ufficio, perché per esempio ci potrebbe essere sedia per il ristorante, e poi andare a costruire il vostro titolo efficace. Se fate così, cliccate quindi sul cerchietto, vi genera titoli casuali,
utilizzando keywords relativamente buone, utilizzate per spese tra i vari venditori su eBay. Quindi è molto molto utile se volete costruire dei titoli e fare ottimizzazione sui titoli. Come vedete, è un software totalmente completo che vi può aiutare nel vostro business. Ma quali sono i costi? Se andiamo a vedere i costi, come vedete, parte dai 12 dollari a mese, quindi molto economico, con 150 tracking, ma no Blocker Express inclusi. Se volete il Blocker Express inclusi, dovete partire da quello da 25 dollari al mese, in cui vi darà 1500 tracking number per ogni mese e 200 Blocker Express inclusi, che valgono 10 dollari. Infatti, se poi volete comprare nuovi Blocker Express credit, trovate il costo qui sulla dashboard, vi faccio vedere. E potete comprarne 100 solo per 4 dollari. Quindi vuol dire che con 4 dollari, circa 3,50 euro, potete evadere 100 ordini Blocker Express. È molto, molto, molto economico. Qua ci sono i pacchetti più grandi, fino ad arrivare a 90 dollari al mese per chi fa 1000 evasioni ordini Blocker Express e 10.000 tracking totale, e così via. Bene ragazzi, questo è tutto per Traghi e Bot. Ricordatevi di iscrivervi usando il mio link per avere degli sconti delle trial speciali e inoltre iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa video guida di oggi. Grazie a tutti di seguirmi, ci vediamo alla prossima, ciao!